più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Ciclisti sui marciapiedi e cittadini anarchici che lasciano i sacchetti dell'umido accanto alle isole ecologiche nonostante i cassonetti siano vuoti. Le conseguenze? Nel primo caso il rischio di uscire di casa ed essere investiti da un ciclista. Nel secondo caso i cattivi odori che obbligano i residenti a chiudere le finestre. Due gruppi distinti di cittadini vogheresi hanno organizzato due movimenti di protesta, di cui si è fatto portavoce anche un movimento civico che si chiama Italia del Rispetto, chiedendo che queste persone, quindi i ciclisti indisciplinati e cittadini poco attenti alla pulizia della città, vengano sanzionati. Multe salate per riportare un po' di sana civiltà. Lei sarebbe d'accordo se ciò avvenisse oppure lo trova esagerato? Secondo me si tratta di comportamenti comunque scorretti che denotano una mancanza di senso di civiltà. Che negli anni in cui ci troviamo a vivere ormai si reputa non concepibile, quindi occorrerebbe, secondo me, a monte, più che sanzionare, sì, vabbè, la sanzione potrebbe anche essere un monito contro questo tipo di comportamento scorretto, ma a monte secondo me dovrebbe esserci una rieducazione di tutta la cittadinanza a rivedere un po' il proprio stile di vita e a considerare che non dobbiamo soltanto mantenere pulite le nostre case, ma soprattutto l'ambiente che ci circonda, l'attorno che comunque noi viviamo, che deve comunque consentire al prossimo di vivere allo stesso modo. Sembra quasi un'utopia nella società attuale, no? Pensare a qualcosa del genere. Sembra proprio di sì, però se ci crediamo seriamente l'utopia può diventare in questo caso realtà. No, sono d'accordo. Come mai? Sono d'accordo perché ci vuole rispetto per la gente e non si possono lasciare, per me non si deve lasciare in giro l'immondizia e eccetera. Secondo lei come mai molti ciclisti tendono a circolare pedalando sui marciapiedi invece che sulla strada? Magari perché c'è carenza di piste ciclabili a Voghera oppure no? Non saprei dire, penso perché temono di essere investiti nella strada. Penso sia quello il problema, insomma, perché non vedo nessun altro motivo. Dipende, cioè nel caso dei sacchetti dell'umido per me è giusto sanzionare perché non costa niente mettere dei sacchetti in un cassonetto anziché lasciarli davanti. Per i ciclisti è anche molto pericoloso però passare in mezzo alle strade, cioè bisognerebbe magari fare delle piste ciclabili apposta, magari i ciclisti passano sui marciapiedi perché hanno meno paura. Pensi che a Voghera manchino le piste ciclabili o ce ne sono a sufficienza? Mancano totalmente, ci sono solo fuori città, all'interno non ce ne sono. Cioè anche qua ad esempio in via Emilia, tutta una zona pedonale, non so se è considerato, cioè si sono lamentati anche nella zona. No, più in altre zone dove proprio ci sono i marciapiedi e i palazzi, la gente esce dal palazzo e si ritrova queste biciclette che sfrecciano e rischiano magari di investirli. E lì sta un po' magari la ragionevolezza di tutti quanti, cioè andare un po' più piano ma neanche lamentarsi perché in certe strade tipo via Don Minzoni è molto pericoloso, ci sono anche tutti i tombini in mezzo alla strada, è difficile andare in bicicletta, secondo me. Quindi si è costretti ad utilizzare i marciapiedi? Cioè, è meno pericoloso utilizzarli. Sì. Secondo lei se installassero delle telecamere per controllare perlomeno quelle persone che lasciano i sacchetti dell'umido accanto alle isole ecologiche, farebbero bene oppure sarebbe un'invasione della privacy? Vabbè, l'installazione di telecamere mi sembra esagerato, però potrebbe essere anche un modo per ottenere qualche risultato, magari delle telecamere a tempo, nel senso che dovrebbero essere installate e poi, ottenuto lo scopo, potrebbero essere anche disattivate. No, l'invasione della privacy non mi tocca, mi va benissimo se è per costringere la gente a comportarsi come si deve, sono favorevole. Favorevole, sì, assolutamente. Non è un'invasione della privacy? No, anzi io metterei telecamere ovunque. Perché si possono anche prevenire e riconoscere più crimini che ci sono in città, ma ovunque, non solo a Voghera. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.